Continuano a Polla le operazioni di svuotamento e pulizia della vasca del fiume Tanagro e a breve mezzi e attrezzature verranno spostate negli altri comuni per i prossimi interventi. A rendere conto dell'avanzamento dei lavori e della loro natura è il consigliere regionale Corrado Matera, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo assieme al sindaco di Polla, Massimo Loviso, al presidente del consorzio di bonifica Vallodidiano e Tanagro, Beniamino Curcio, e a Giovanna Fiume, direttrice dei lavori. Sul fiume Tanagro vi è un programma ben articolato, una prima fase che era l'attività di pulizia e di svuotamento delle vasche, oggi siamo a Polla, è stato attuato lo svuotamento della vasca di Polla e l'attività di pulizia, così come si è svolta un'attività di pulizia anche lungo il Tanagro. Sono previsti anche compatibilmente con le condizioni climatiche gli svuotamenti delle vasche in altri due comuni in modo da completare questa prima fase e poi è stato anche approvato un progetto significativo dalla Regione Campania complessivamente di 12 milioni di euro, un primo stralcio è stato già finanziato di 6 milioni di euro e dovrebbe partire a breve la gara per il recupero strutturale di questo fiume.